Benvenuti a tutti voi, grazie di essere con me in cucina. Io pensavo di presentarvi una diretta con una ricetta per San Valentino, ma mi sono accorta che siamo ampiamente in anticipo e quindi direi sfruttiamo questo periodo così di divertimento del carnevale per proporre una ricetta da poter presentare appunto in questo periodo. Allora, nel pieno rispetto ovviamente delle tradizioni che quindi richiamano ricette di frittelle, crostoli, ok? Oppure bugie, adesso in ogni territorio poi danno il nome. Io però non mi sento di rimanere nella tradizione quest'oggi e quindi vi presento un altro tipo di ricetta. Un dolcetto simpatico, delle piccole palline dolci, le possiamo chiamare dei bonbon, ecco, chiamiamoli così. Sono dei bonbon che faremo con la farina di cocco, quindi richiamiamo anche così un po' un profumo esotico, in modo da sentire un po' il calore in questo periodo che c'è un pochino di freddo. Allora, ci sono un sacco di ingredienti. Nella sua semplicità, comunque, la ricetta presenta tanti ingredienti, tanti colori, adesso vi faccio vedere, e varie dosi. Allora, io direi che magari è più semplice che vi faccio vedere un po' il procedimento, gli ingredienti e poi dopo le dosi le lascio scritte sul post a fine diretta. Se non vedete a pieno campo, trascinate i messaggi sulla destra. Allora, presentiamo gli ingredienti. Queste saranno delle dosi, quelle che vi scriverò per 16 pezzi, va bene? Allora, utilizziamo del latte condensato, ok? Poi ho preso delle mandorle, le ho tritate finemente, quindi ho preparato una farina in buona sostanza, una farina di mandorle. Poi abbiamo, come dicevo prima, bianco del cocco e poi passiamo a tutta una serie di decorazioni. Avremo marrone del cacao amaro, poi abbiamo le noccioline intere, eccole qua, che poi andremo a inserire. E poi ultima decorazione, e quella più diciamo significativa per il carnevale, utilizziamo un pochino tutti i colori. Scusate che trascino un attimo i messaggi così vedo se prendete il campo. Quindi zuccherini, codine di zucchero colorate, va bene. E poi per aromatizzare, perché adesso noi creeremo un impasto base e dopodiché lo frazioneremo in tre, in modo da poter offrire tre tipologie di gusti, in modo che anche i vostri ospiti in qualche maniera saranno soddisfatti, va bene? Allora, abbiamo, guardate un po' qua che bel colore, questo bel verde, questo è verde menta, perché inseriremo appunto anche questo tipo di gusto. Poi abbiamo anche l'ambra del brandy, che ti verrebbe quasi da fare un sorsetto, e quindi andiamo un po' ad aromatizzare. Allora, per chi è entrato adesso in diretta, stiamo facendo dei bonbon al cocco e adesso cominciamo, che altrimenti poi mi trattengo troppo. Allora, terrina, versiamo prima di tutto il latte condensato, quindi la parte più liquida degli ingredienti. Poi, a seguire, andiamo a inserire la farina di mandorle, ok? E iniziamo un pochino a mescolare il tutto. Allora, questo tipo di impasto in tante ricette lo propongono anche con della ricotta. A me piace moltissimo con il latte condensato, però se volete fare delle prove, sì, si può fare anche quello. Allora, aggiungo quindi la farina di cocco, magari tengo ancora un pochino in parte giusto per vedere se mi è necessario. E adesso trattasi semplicemente di amalgamare bene bene il composto. Allora, se avessimo le frustine elettriche sicuramente vi viene più immediato, ma se vi accendo anche quelle rischiate che poi non sentite bene. Io spero che si senta tutto, magari aspetta che diamo un'occhiata. Funziona? Funziona l'audio, video, si vede bene? Dai, adesso ho chiamato anche Cristian. Grazie Cristian che sei intervenuto. Poverino, di sabato sera. È il mio numero verde oramai. Ok, allora, continuiamo a amalgamare bene perché il composto deve essere tutto ben unito.
Una volta che l'abbiamo ben impastato, dividiamo il tutto in tre parti. Ok, allora io direi adesso, facciamo così. Riprendiamo le stesse ciotoline, così non... Sposto un attimo il messaggio. Ecco qua, solo un secondino. Allora, riprendiamo le nostre tre ciotoline, in modo che così non ne sporchiamo altre. Cerco in cucina, insomma, di stare un pochino attenta anche quando cucino, cercare di sporcare il meno possibile, capita anche a voi, perché se si è un po' con un po' di ordine, almeno dopo si lavora un pochino di meno. Allora, dividiamo un po' il composto, magari ne facciamo giusto qualcuno dimostrativo, facciamo questi tre gusti, magari ne facciamo uno o due, adesso vediamo, in base al tempo, e poi il resto me lo completo io. In un secondo momento, adesso verso anche questo qui e poi procediamo con l'inserire appunto l'aroma. Allora, adesso abbiamo una pulita al banco, scusate, che così l'ho trovata a posto. Adesso abbiamo queste tre ciotoline, va bene? Ci serviamo degli aromi, quindi abbiamo menta e brandy. Facciamo prima direi quello con la menta. Quindi nell'impasto ci mettiamo proprio un goccino di menta, anche qui a seconda un po' dei gusti, magari non c'è proprio una dose precisa, nel senso io metto un cucchiaino, però se voi lo gradite un pochino più intenso aggiungete un po' di più. Quindi questo qui poi vi risulterà un po' un gusto che richiama un po' l'after eight, non integralmente ovviamente, ma è più che altro per la presenza della menta. Ok, allora questo primo impasto lo abbiamo fatto. Allora io proporrei alla menta, lo prepariamo con queste codine di zucchero tutte colorate. Allora, si tratta che dobbiamo preparare delle palline, quindi la cosa necessaria è bagnare le mani, perché ogni volta che si si utilizza un impasto morbido, vi è più utile, diciamo, avere le mani umide, che così vi permette di lavorare meglio. Quindi voi prendete il vostro impasto e generate una sorta così di pallina, ok, che verrà poi passata negli zuccherini. Adesso noi li appiccichiamo bene bene e poi procediamo a farne anche di altro tipo. Ok, allora adesso questo è pronto, ok, si vede, lo posizioniamo qua, sciacquo le mani e passiamo a farne un altro di un altro tipo. Quindi facciamo tre gusti, speriamo che incontrino un po' il piacere di tutti. Ok, allora adesso ci prendiamo questo e procediamo con l'aromatizzarlo al brandy, abbiamo detto. Ok, quindi prendiamo un pochino di brandy, anche qui ne metto proprio un cucchiaino. E voi, se avete piacere, potete anche sostituire, non so, ad esempio, se vi piace del Baileys, oppure se volete, non so, qualche liquore con il gusto dell'amarena, ciliegia. Anche qui si possono variare, ecco, le soluzioni. Ok, stessa cosa, si inumidiscono le mani e generiamo la nostra forma del nostro bonbon. Ok, quindi porteremo in tavola tre tipi di gusti, tre colori, adesso vedrete. È un'idea così simpatica, veloce, dell'ultimo minuto, perché è vero che ci sono un po' di ingredienti, però poi alla fine, adesso vedrete, si sta veramente un attimo. Quindi questa l'abbiamo preparata, aromatizzata al brandy. A questo punto proporrei di passarla nel cacao amaro. Anche qui la scelta del cacao, vi può essere utile prendere un cacao comunque abbastanza intenso come gusto, ok? Allora si passa in maniera molto molto semplice, creiamo questa sorta di tartufino, ok? Vediamo se si vede bene. Okay, lo posizioniamo anche questo qui, sciacquo nuovamente le mani, per fortuna che ho
il rubinetto qua a fianco mi torna utile. Bene, allora abbiamo già fatto due gusti, adesso terrei appunto questo ultimo impasto che avevamo tenuto da parte. Questo qui lo generiamo proprio come fosse una sorta di Raffaello. Allora, di conseguenza, prendiamo il nostro impasto e come tutti i cioccolatini golosi andiamo a inserire al centro la sorpresa, ok? Allora, una volta fatta la nostra pallina, cosa facciamo? Anche qui facciamo buchetto, bene, e inseriamo una bella nocciolina intera. Quindi la mettiamo qui e richiudiamo il nostro impasto. Quindi anzi, aggiungiamo anche un pochino, proprio semplice, avete visto, sicuramente nelle giornate di pioggia e di freddo che arriverà, troverete soddisfazione a fare questi piccoli lavoretti. Allora, questo qui, visto che abbiamo detto che sarà questo gusto tipo Raffaello, lo passiamo direttamente nella farina di cocco. Ecco qui. Quindi abbiamo fatto in semplicità con un unico tipo di impasto, avete visto, lo si divide in tre e si aggiungono gli aromi che più piacciono. Ok, allora io ve ne ho fatti giusto tre dimostrativi, mi sciacquo un attimo le mani e adesso procediamo con il sistemare il tutto. Allora, ecco qua. Dunque, prendiamo pirottini. Ecco, sulla scelta del pirottino cado un pochino, come si suol dire, dal pero, perché li cercavo colorati, erano assolutamente adatti, colorati per carnevale. Purtroppo sono arrivata evidentemente tardi, quindi li ho trovati soltanto bianchi, ok? Allora, prendiamo pirottino. Ecco qua, posizioniamo. Tacchete! E abbiamo preparato i nostri cioccolatini. E poi andiamo a metterceli, peccato che ne ho fatti solo tre, ma poi dopo completo. Adesso mi prendo la mia ampollina di cristallo, ecco qua, e ce li mettiamo pronti per essere serviti per i nostri ospiti. Ecco qua, quindi tre gusti, facili facili, colorati. Allora io direi, a parte ringraziarvi ovviamente sempre per l'attenzione che mi dedicate, ma soprattutto vi ringrazio per la gentilezza dei vostri interventi e dei vostri commenti alla pagina. Veramente sono onorata dei miei amici, quindi vi ringrazio, e quando trovo una situazione bella e positiva mi sembra giusto dirvelo e ringraziarvi. Bene, saluti, buon sabato, buona cena e buon fine settimana. Ciao a tutti, ciao!